Allora, partiamo questa diretta, l'ultimo confronto, domenica si vota, ballottaggio arrende, i candidati li avete visti, anzi ve li faccio vedere perché avete visti in grafica, ecco, alla mia destra c'è Pasquale Verre, a mia sinistra invece Marcello Manna. Cambiano un po' le regole di questo confronto, avrete a disposizione 2 minuti per rispondere. Vi pregherei di non sovrapporre le voci, perché altrimenti i telespettatori non riescono a capire bene quello che ognuno di voi dirà, ed è giusto, questa è una fase delicata in cui bisogna lanciare messaggi precisi ai cittadini, perché devono scegliere, scegliere sulla base di quello che è un progetto che convince, che appassiona e che viene condiviso dall'elettore, altrimenti uno non vota. Allora, cominciamo da Marcello Manna. Faccio la domanda, poi parte il timer. È stata una campagna elettorale dura, difficile, complessa, complicata, giocata anche sul filo delle polemiche, come è giusto che sia, perché è una competizione elettorale. Però mi preme, che in prima battuta un aggettivo da agganciare alla città di Rende è quello che, non so, se dovesse ottenere via libera dai cittadini rendesi, qual è la prima cosa che lei farebbe? Facciamo intanto partire il timer. La prima cosa è la partecipazione dei cittadini alla vita politica e amministrativa della città. Sono stati assenti da sempre, sono stati guidati e devo dire mal guidati in tanti anni, e devono tutti assaporare che cosa è la progettualità per una città nuova, una città che va verso il futuro, una città europea. Quindi devo dire, è il primo sforzo che secondo me bisogna fare, parlare ai cittadini, interessarli, fare in modo che essi partecipino alle scelte che la casa comunale deve fare, le scelte che riguardano il disagio sociale, che riguardano la progettualità della ripresa, una ripresa che deve venire presto, perché come sappiamo il deficit comunale economico è enorme, è disastroso, c'è stata una gestione assolutamente disastrosa e va tutto ripreso, va ricostruita la idealità, va ricostruita la progettualità di queste cose, oltre poi al fare, oltre alle cose materiali da fare, oltre al centro storico e a tutte quelle cose che sappiamo che vanno riprese, che sono state oggetto tra l'altro del nostro progetto, del nostro programma che è stato presentato a tutti i cittadini, che è stato per verità accolto e irrobustito anche attraverso tante altre idee che i cittadini, che la società civile ci ha fornito, oltre che, voglio dire, lo stesso laboratorio civico. Una costituente per Rende, una costituente che riguardi tutte, possiamo chiudere, non siamo poi così, riguardi tutte le forze politiche in campo e tutti i componenti della società civile. Giro la stessa domanda per quella vera. Grazie. Buonasera a tutti, ai telespettatori, alle telespettatrici, agli amici che ci seguono. Ecco, devo dire che gli argomenti su cui si avvolge, si riavvolge il mio competitor sono sempre gli stessi. Basterebbe, ecco, prendere i programmi per come sono stati scritti, aver ascoltato quello che i candidati hanno detto nei primi interventi, nei primi momenti della campagna elettorale, per capire che questa volontà di aprire il municipio ai cittadini, io ho sempre detto che il comune di Rende deve ritornare ad essere la casa del popolo nell'accezione migliore del termine. Poi devo sottolineare per l'ennesima volta, poi
spererei di non doverlo più fare, arrenderci una grande tradizione culturale, democratica, siamo il Partito Democratico, io sono cresciuto, la mia generazione è cresciuta a Rende, a pane e cultura, i cittadini di Rende non hanno mai avuto padroni, i cittadini di Rende hanno potuto sempre liberamente esprimere le proprie idee, per cui probabilmente Manna viene da un altro mondo, perché Rende non è purtroppo il suo mondo, e quindi ecco, si affanna così a sottolineare aspetti di una vita cittadina che io ho vissuto e che sono sulla bocca di tutti e sono facilmente riscontrabili in città. Tra le prime cose però, ecco, visto che qui dobbiamo parlare soprattutto di proposte ai cittadini, è riportare i servizi alla qualità degli anni scorsi, con una centralità per l'uomo, per il cittadino. C'è stato probabilmente nell'ultimo periodo, e l'abbiamo anche riconosciuto, un appannamento di questo rapporto fra l'amministrazione e la cittadinanza. Ecco, noi lo riporteremo agli splendori di un tempo, riprendiamo un cammino che si è solo interrotto, un cammino che rende fatto di idee, di democrazia e di libertà. Per quanto riguarda, poi spero... Un altro secondo può... problema del bilancio comunale, faremo una revisione critica dello stato attuale delle finanze comunali e da lì ripartiremo. Ecco, a proposito di bilanci comunali, a proposito, è stato un tormentone di questa campagna elettorale, ma io voglio sapere, insomma, scusate, ditelo ai telespettatori, ai cittadini che poi dovranno decidere se optare per l'una o per l'altra proposta, ma questi debiti ci sono o non ci sono e sono così... è così un ostacolo insormontabile per garantire una gestione seria, trasparente, come dire, e tutta l'azione amministrativa volta a migliorare la qualità della vita della città? Può essere inficiata da questo? Sì, può essere inficiata perché il primo dei problemi che va affrontato è quello della operazione trasparenza dei debiti del comune di Rende. Siamo tra debiti fuori bilancio e tutte le altre voci che ci sono e che ormai delle quali abbiamo informato pure i telespettatori e devo dire gli elettori, siamo a cifre importanti, si parla di 35 milioni di euro, oltre poi ai mutui da rimborsare, oltre ai debiti non riconosciuti e quant'altro, cioè sono cifre importanti e devo dire sono cifre che hanno un nome e un cognome, portano un nome e un cognome, vale a dire chi ha amministrato colpevolmente la cosa pubblica, questo è il dato, se poi si vuole dire siamo per i progetti, siamo per le cose nuove, tanto per fare delle promesse. Ecco, la differenza fra il laboratorio civico e il candidato Verre con la sua coalizione è tra la promessa e l'impegno. Noi siamo l'impegno a fare, noi siamo l'impegno a risolvere questo primo problema per poi dare i servizi che mancano nella città, per poi affrontare tanti altri problemi. Ma d'altra parte, devo dire, nelle delibere, peraltro sottoscritte dallo stesso candidato Verre, quando si è dovuto riconoscere alcuni debiti, si fa riferimento alla persistente mancanza di liquidità di cassa e questo attiene al 2013, non è che attiene al 2013, non attiene a chissà quando, ma era un dato che era già oggettivo, ecco perché dico negare questo elemento significa ingannare i cittadini, significa ingannare gli elettori, significa soprattutto far finta che le cose sono andate normale e non è così. È così? No, assolutamente non è così. Innanzitutto quello che manca all'avvocato Manna è una visione di fiducia e di speranza. È solo una critica becera, solo così la potrei definire, perché basta pensare che nel 2013, quindi con la vecchia giunta, non solo si era raggiunto il pareggio di bilancio quell'anno, ma si sono guadagnati 2 milioni di euro in attivo. Io poi volevo fare i complimenti all'avvocato Manna per il nuovo ruolo cui si è candidato, ecco, probabilmente si è trovato uno spazio anche per il dopo elezione,
quello di essere il portavoce del commissario. Mi fa piacere che porti tutte queste delibere e che continua ad arrovellarsi su quello che si dice, si fa, eccetera, eccetera. Rende è stato, se io, a parte che la mia storia professionale è quello del fare, non quello del dire, Rende è stato sempre un esempio di ottima amministrazione. I motivi che hanno portato a questo cosiddetto deficit si possono analizzare molto rapidamente. Dal 2006 al 2013 sono venuti meno dallo Stato 18 milioni di euro e queste sono cose riscontrabili. Non solo c'è stato un calo vertiginoso per la crisi che ha portato gli introiti per oneri di urbanizzazione da 5 milioni di euro a 20-30 mila euro all'anno. Per cui, indubbiamente, una città così grande, così importante, così bella, si è vista all'improvviso con una liquidità ridotta e questo ha portato. Però, come ho già detto in altre occasioni, se il commissario non avesse temuto la legge 149 del 2011, tutto questo debito si sarebbe potuto distribuire in un piano ordinario triennale, senza arrivare a quello a cui si è arrivato, ma da cui, cari cittadini, cari rendesi, usciremo molto rapidamente, perché Rende ha dato sempre esempio di buona e grande e ottima amministrazione. E con Pasquale Verre le cose miglioreranno, perché Pasquale Verre, come dice Renzi, è l'uomo del fare. L'uomo del fare, e lei l'uomo? Io sono l'uomo che prende l'impegno a realizzare il programma che insieme a tutti i cittadini abbiamo elaborato, ma soprattutto, devo dire, non si parte dalle menzogne o dalle cose che comunque non vengono neppure controllate. I cittadini possono controllare interrogando la banca dati della pubblica del Ministero dell'Interno, quindi non è un dato, lo offre il candidato Manna tanto per farsi pubblicità, no, banca dati pubblica del Ministero dell'Interno. La riduzione dal 2008 al 2013 è pari a 1.753.000 euro, non 18 milioni. Cominciamo a non dire menzogne, cominciamo a parlare delle cose che come stanno, diamo i nomi alle cose e guardiamole, perché ormai quando c'è la trasparenza, quando ci sono i dati che possono essere controllati. Hai voglia di andare a dire in televisione, ma le cose stanno così? No, no, è così. Ancora, incassi per oneri di urbanizzazione, banca dati pubblica del Ministero dell'Interno, dal 2000 al 2012, 1.600.000. In altre... Sono sciocchezze. Adesso rispondo. E via discorrendo, questo per dire che è la solita... fesseria che si racconta per giustificare un dato. Non ho saputo amministrare. Il vero problema è che non siete capaci di amministrare. Non siete capaci di amministrare. Lo avete dimostrato non ieri o l'altro ieri. Sono 20 anni che non sapete amministrare. Sono 15 anni in cui c'è il declino di Rende e nessuno si interroga di questo. Questo è il vero problema. Tanto è vero che questo è l'unico argomento per cui il laboratorio civico è sceso in campo, per tentare di ripianare questo dato, altrimenti il declino diventa totale e definitivo e non è possibile tutto questo. Basta girare per le strade di Rende per vedere qual è la realtà che ci circonda. Dati Istat ultimi, Rende, nonostante la crisi che attanaglia tutto il paese, è ai vertici nel mezzogiorno per qualità di vita e per reddito medio pro capita. Io credo che fa un torto alla sua intelligenza l'avvocato Manna a dire le cose che dice, perché sono semplicemente dettate dall'odio verso questa cittadinanza, verso tutto quello che Rende rappresenta. E questo mi spiace molto, perché sottolinea ancora una volta quello che è il mio concetto, che dietro il candidato Manna, che non è altro che uno squalo dietro il quale ci sono tanti altri pescecani che vorrebbero riportare Rende ad essere una periferia urbana di Cosenza. Io gli ho chiesto più volte all'avvocato Manno per quale fossero i motivi che l'avevano spinto a fare questa scelta. La risposta una è che dovevo fare un laboratorio per la democrazia e pitipom, pitipam, pitipum. Cioè io penso che i cittadini si siano seccati di sentire queste cifre, anche perché dai numeri, caro Marcello, e io inviterei a parlare di altre cose, perché credo che gli argomenti che interessano i cittadini siano ben altri. Su questo ormai ci siamo spesi. Non volevo utilizzare ancora
sì, del tempo. Sì, ecco, soprattutto perché bisogna, ripeto, ridare speranza ai giovani e alle donne. Questo di Marcello Manna è un discorso perdente. Rende è abituata a vincere e i cittadini di Rende sono ben felici di vivere a Rende e di utilizzare tutti i servizi che Rende ha sempre dato. Basta pensare alle realizzazioni scolastiche, tutte le scuole che sono state a Rende create, l'università. Ma chi le ha fatte queste cose, signori miei? Gli amministratori erano sempre amministratori di centro-sinistra. Caro Marcello, tu non conosci la storia di Rende, te l'ho sempre detto. Ti regalerò un bel libro così la imparerai, perché questa è tuo modo di dire, che nasce semplicemente dall'incapacità di fare proposte concrete e serie. Allora, qual è l'idea sulla quale puntate? Io prego. Ho necessità. Calibri bene il tempo che ha a disposizione. Va bene. Allora, può rispondere, poi agganciamo questa seconda parte della domanda. Dice il candidato Verre, quali sono i motivi per cui Marcello Manna ha pensato di avviare questa competizione elettorale con il laboratorio civico e sottintende, e perché non è venuto con noi? Siamo una bella squadra, siamo la migliore squadra del mondo. Allora, lo dico io. Allora, non sono venuto con voi perché non sapete amministrare. Perché Pasquale Verre ha avuto la delega nel 26 marzo 2013 per cultura, mondo dell'associazionismo, sanità, politiche per il centro storico. Nel periodo in cui è stato in carica non c'è un provvedimento per il centro storico fatto da lui, non c'è un provvedimento sulla sanità fatto da lui, ci sono due provvedimenti per verità, delibera giunta, autorizzazione, utilizzo, pista pattinaggio al Parco Robinson, è passato alla storia per tre provvedimenti sull'uso del pattinaggio, non c'è altro. Ma ci sono delle cose dove qualcuno può passare anche alla storia, per esempio c'è stata la lottizzazione del Marco Lorenzo, quello porta anche la sua firma, guarda caso è uno dei provvedimenti che è stato, una delle delibere che è stata annullata dal commissario, perché aveva una destinazione ben precisa. Non sapete fare gli amministratori, questo è il vero problema. Voi fate e curate interessi che non riguardano la comunità, altrimenti non è pensabile che in quel periodo in cui sei stato lì per il centro storico non hai fatto nulla, se non destinare il castello a Bilotti, Ruggi d'Aragona. E questa è una cosa assai grave che è capitata in questa città. Questo è il dato importante. Posso, ho il tempo per... Non ce la fa, no. Può continuare su questa scia per altri 8 secondi. Su questa scia ci sono il riconoscimento di tutti gli altri debiti che lui aveva detto l'altro giorno, non riconosco i debiti, li ha riconosciuti lui. Allora, e mi spiace tacciare di bugiardaggine e di malafede l'avvocato Manna, perché io ho fatto... Io ho fatto l'assessore per 4 mesi, anzi per 3 mesi, perché poi per un mese sono andato in Polonia prima a conoscere, poi a portare in Italia quelle che sono poi diventate i miei figli. Per 3 mesi, bene. Per il centro storico, primo problema, volevano chiudere il centro sanitario del centro storico. L'assessore Verre, parlando con Gianfranco Scarpelle, anzi approfitto, se poi do 10 secondi non ha importanza, per esprimere tutta la mia vicinanza personale e professionale all'amico Gianfranco Scarpelli, per il modo becero con cui è stato trattato dalla giunta regionale. Peraltro non gli è ancora pervenuta nessuna notifica, per cui gli faccio tanti cari auguri. Abbiamo mantenuto il centro sanitario, c'è un posto di pronto soccorso con la guardia medica. Non solo, nel castello abbiamo fatto tante cose, eravamo pronti ad investire il 1.500.000.000 che si stavano recuperando per un recupero totale del castello. Avevo scritto un accordo e quindi un piano di fattibilità con l'Università degli Studi della Calabria affinché i ragazzi dell'Erasmus venissero nel centro storico, e avevamo pensato di destinare al commercio di qualità e all'artigianato di qualità quelli che sono i comuni e gli immobili del centro storico. Purtroppo io sono partito, non ho più partecipato alle ultime giunte per i motivi che ho detto, e queste sono rimaste ferme. Per cui, caro Marcello, non ti permetto
di dire quello che hai detto. Sono ne faccio un problema personale. Fermate. Perché sono tu sei in malafede. No, no, tu fermate. Sei solo in malafede. Per quanto riguarda il problema, poi, e poi io chiudo, per quanto riguarda il problema di Marco Lorenzon, sono stato il primo a dire che la prima cosa da fare è salvaguardare la salute dei cittadini. C'è un problema di svincolo che va risolto e che arrende, bisogna costruire un grande complesso capace di riunire all'aperto 10-12 mila persone, potrebbe essere proprio fatto nel Lorenzon. Le cose poi, da fare. Un attimo solo, perché mi devono comunicare poi quando c'è lo spazio pubblicitario. Immaginate di ottenere via libera dai cittadini, che squadra tirerete fuori? Penso a una squadra di eccellenze, penso a personalità di rilievo, a competenze che possono essere voi del mondo della politica, ma voi anche non del mondo della politica. Io penso anche che l'università vada coinvolta e vada coinvolta anche forse direttamente. Ci sono riflessioni che vanno fatte su quindi questo. Quindi qualche delega a qualche docente universitario? È una delle possibilità che devo dire vanno valutate, perché qui non si tratta di rimettere gli assessori che io penso essere, che so, Principe, Cuzzocrea e Pizzini. C'è la palla di vetro? No, penso. Si tratta di pensare al futuro della città e di pensarci concretamente. Concretamente sta a significare non con il ritorno al passato, quando ci si presenta alle elezioni per dire farò. Qualcuno dice: ma cosa avete fatto finora? Ma cosa avete fatto in questi 10 anni? Cosa avete fatto? Perché il Rende vi sta chiedendo cosa avete fatto. Come siamo arrivati a questa condizione con il commissario? Questo è il dato. Sapete amministrare, per cui il futuro è evidente che deve essere congegnato in modo assolutamente diverso, pensando a una... Pensa anche a qualche delega particolare? Penso complessivamente a una bella squadra che progetti il futuro per rendere soprattutto il fare. La sicurezza da dare ai cittadini, i servizi che mancano devono essere ripristinati immediatamente. I comitati di affari vanno sciolti, questo è il dato. Se andiamo, li sciogliamo tutti. Questo è certo come elemento principale per poi pensare alla trasparenza, al comune online, quindi a quello che ogni cittadino può controllare da casa. I conti e quello che deve fare, i tributi e quant'altro, questo è. Stiamo adesso alla giunta invece che ha in mente. Dire questo, mi deve perdonare un attimo Attilio, lei è molto gentile, ma dire queste cose di fronte a Pasquale Verre. No, è partito. Bisogna avere veramente il prosciutto sugli occhi e non dico altro. Pasquale Verre è stato chiamato per 3 mesi a fare l'assessore esterno, cioè chi c'era al comune ha riconosciuto in Pasquale Verre la possibilità Pasquale Verre potesse dare un contributo fattivo e importante. E oltretutto, amici di Rende, la mia storia professionale, umana, dell'associazionismo, è così lampante, è così evidente che tutto quello che ha detto il mio competitor non ha assolutamente nulla a che fare con la mia persona. Ed io quando ci metto la faccia ne rispondo in prima persona. Per cui, se vogliamo discutere di programmi, di progetti seri, se ci dobbiamo arrovellare su critiche inesistenti al passato, no. Allora, immaginiamo allora come sarà. La giunta sarà una giunta fatta certamente da persone e volti nuovi, in cui ci sarà una grossa rappresentanza di donne, perché non solo io sono un volto nuovo della politica a Rende, pur legato per tradizione, poi lo potrò dire, al mondo del centro-sinistra. Le donne in che percentuale? Perlomeno il 40% di donne nella giunta, per cui saranno volti nuovi, come volti nuovi sono quelli della mia segreteria e come molti volti nuovi sono alcuni dei candidati che sono stati già eletti e gli altri che spero verranno eletti. Pensa a qualche delega particolare? Ma io credo che per la complessità del comune di Rende bisogna utilizzare tutte le possibilità, tutto il ventaglio, credo che siano 7, oltre al sindaco e gli assessori che possano sedere in giunta, se ricordo bene per quel breve periodo che io ho amministrato, ecco, le deleghe ci sono perché avere dei collaboratori validi a cui delegare qualcosa è il primum movens. Bisogna avere il concetto di squadra ed io l'ho sempre avuto nella mia vita sia professionale. Andrà oltre la politica anche nella scelta? Certamente, sicuramente oltre la politica. La società civile? La società civile soprattutto, ma anche il mondo dell'università. Bene, ci dobbiamo fermare, la pubblicità tra poco.
Naturalmente, mentre c'era la pubblicità, è andato avanti il dibattito, c'è stato uno scambio di battute legate alla, come dire, a questa campagna elettorale, che è una campagna elettorale non certo calma, usiamo così, è accesa, è fibrillante come è giusto che sia, perché questa è una partita importante che si gioca a rende, però la gente vuole sapere il welfare, l'urbanistica, la sanità, l'organizzazione che avrà il municipio, se avete intenzione di intervenire, di cambiare alcune cose, di far ruotare un po' di dirigenti, non so, penso a questa una serie di cose che possono in qualche modo entrare nel computo complessivo poi della scelta che si va a fare. Allora sì, cambiamo, sì, abbiamo cambiato. No, infatti stavo facendo questo. Grazie. Mi sono solo girato dall'altra parte, ma non... Qualche volta conviene girarsi dall'altra parte, qualche volta no. No, stavo girando dall'altra parte per arrivare qui. Possiamo partire il timer? Prego. No, il timer, sì. Questa è la domanda. E allora, no, la domanda, ecco, sì, vorrei un po' più sinteticamente espressa, perché altrimenti... Parliamo di welfare, parliamo di servizi offerti ai cittadini, parliamo di urbanistica, parliamo di sanità, parliamo dell'organizzazione interna del municipio, e questi sono argomenti che poi... Ad incominciare dall'organizzazione interna del municipio, ecco, speriamo che il commissario, ecco, non riesca in tutto il suo disegno che si era progettato, perché altrimenti ci sarà poco da rivedere. Perché si stanno portando avanti delle procedure concorsuali oramai fuori tempo, ma noi saremo ben lieti di lavorare con tutti quello che troveremo, perché a noi non ci cambia molto la persona. Certo, bisogna stimolare gli uffici, bisogna avere dei dirigenti competenti che avranno l'assoluta stima del sindaco, sia che nominate dal commissario, sia che nominate dal sindaco, dipenderà dalle procedure, perché gli uffici sono indipendenti, l'amministratore, che non è neanche un politico, deve dare assieme alla giunta solo degli indirizzi programmatici, sono poi gli uffici a doverli realizzare. Certo, alcune novità ci saranno, per esempio lo sportello per il progetto Europa 2020, questa è una cosa che al comune al momento non c'è, che io voglio creare per intercettare i fondi europei, e non solo, approfitto dell'occasione per dire che quando ci sarà il cambio di governo anche alla regione, perché fra pochi mesi si andrà a votare la regione e sicuramente vincerà il centro-sinistra, vincerà Renzi come ha vinto in Italia col 40%, chiederemo anche di avere uno sportello di rende per rende a Bruxelles. Quindi noi siamo abituati a pensare in grande. Quando penso alla grande area di bacino che va, ripeto, dalle colline a sud di Cosenza all'area industriale di San Marco Argentano, è un grande progetto che può essere semplicemente realizzato non solo con i fondi europei, ma anche con progetti europei e con gestione europea diretta. Questa è la nuova rende, la rende che verrà, una rende democratica, una rende socialmente impegnatissima. Io l'ho detto, di stare vicino ai giovani, a quelli che non sono rimasti indietro, ai diversamente abili, ed è, una rende, è la rende del futuro. Punto. Sì, la domanda tento di non fare uno spot elettorale, ma di rispondere concretamente a quello che dovrà essere fatto. Penso che il comune, la casa comunale debba accogliere i cittadini, li debba accogliere con tutte le istanze. Sono tantissimi i cittadini che vengono e dicono non otteniamo risposta. Chiedo e presento una istanza, mi viene evasa a distanza di tanti giorni o altro. Ecco, io credo che chi sta nella casa comunale deve offrire servizi e deve offrire servizi in tempi reali. Questo è un discorso che andrà fatto con tutti quelli che sono all'interno della casa comunale. Ci sarà da modificare assetti o quant'altro, si modificherà quello che si deve modificare, è pacifico questo, cioè ci deve essere la funzionalità, ci deve essere il servizio. La casa comunale è lì per dare servizi, non per passare il tempo, per dare servizi. Grazie per aver copiato il mio programma. Questo è un primo dato. Comune online.
penso di fare, di dare subito questa indicazione. Quando si parla di casa comunale trasparente, ogni cittadino accederà online ai servizi comunali. Questo è un obbligo di legge, dallo Stato, dallo Stato di famiglia. Poi lo dici. Non sa neppure le cose. No, Stato di famiglia, tributi comunali, e non è nelle leggi, segnalazioni dei disservizi e soprattutto sapere il piano di rientro rispetto a quello che è mancato fino a oggi, a quello che al disastro finanziario che c'è, a che punto è. Questo non è nella legge, questo è nella partecipazione, nella democrazia, in quello che finora non è stato mai fatto. Questo è il dato importante del nuovo, è una delle cose, per poi mettere mano ovviamente a tutte le altre problematiche che ci sono, ma questo è il primo degli elementi che va affrontato. Sentite, credete se parliamo un po' anche del sistema del commercio in questa, molto importante, in questo territorio? Sì, molto. Quali saranno le novità che intenderete mettere in atto? La prima novità l'ho già messa in atto in questo periodo andando per ben due volte. Devo dire che sono stato ricevuto con molta cordialità in quella che è la sede del mercato. E proprio parlando con i commercianti che erano lì presenti, è venuta fuori la necessità di avere sì un mercato di riferimento ben codificato come adesso, strutturato, decente, civile, perché rende una città civile, ma quello di far dare un altro giorno alla settimana, dividendo questi commercianti per piccoli gruppi, mandandoli nelle varie realtà, il centro storico, Arcavaccate, in modo che tutto il territorio, in modo che anche chi non ha la possibilità del mezzo pubblico o del mezzo privato, possa accedere a questo mercato conveniente e comunque che ha mantenuto i costi piuttosto bassi. Per quanto riguarda il commercio fisso, quindi le attività commerciali vere e proprie, io ho raccolto molte testimonianze che ci portano a ridisegnare probabilmente nei prossimi anni, tenendo conto anche della cambiata realtà sociale di Rende, perché Rende ha vissuto per molti anni assieme agli universitari, adesso gli universitari per via del completamento del canopo all'interno dell'università si sono un pochettino decentrati, per cui noi faremo un tavolo di lavoro con i commercianti, con i rappresentanti di categoria, faremo un tavolo tecnico per proporre... Ma permanente o...? No. I nostri tavoli saranno permanenti, perché io ho detto sempre che io verificherò semestralmente con i miei cittadini l'attuazione del programma. Io l'ho detto... E che cosa dovranno dire i cittadini? Dovranno dire che bisognerà implementare alcune attività, bisogna innanzitutto realizzare alcune attività che mancano, bisogna implementare alcune attività esistenti e soprattutto bisogna probabilmente ridistribuire anche sulla viabilità, sulla creazione di aree pedonali, in modo da dare la possibilità al commercio di ritornare a vivere bene. Punto. Il Comune deve interloquire ovviamente con le associazioni che rappresentano i commercianti, deve farsi carico di quelli che sono i problemi reali del dato. Mi viene da evidenziare, perché mi è stato per la verità segnalato anche stamattina, un commerciante che diceva: guardi, a fianco a me, a distanza di 10 metri, verrà aperto un altro esercizio commerciale uguale. Cioè non c'è una regolamentazione, non c'è nulla. Forse è il caso di mettere mano. Non c'è il piano del commercio. Non c'è nulla, perché va tutto ridisegnato, va tutto rivisto, va tutto ovviamente concordato con le parti. Ma commercio significa anche un po' pensare a quella che viene qualificata come area industriale, che è in parte area industriale e in parte area commerciale e che è completamente abbandonata, sia come piano viario, sia anche per quello che riguarda proprio la facilità di raggiungimento di questa cosa. E quindi si pensa per esempio allo svincolo di Settimo, è uno dei temi, va soltanto questo affrontato, va soltanto avviata tutta quella che è la procedura, che peraltro non è neppure del Comune, perché è chiaro che l'interlocutore è l'ANAS su questo tema, e va finalmente realizzato, perché io sento dire da sempre svincolo, 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 ma è il fare, l'impegno del fare, l'impegno di realizzare
i programmi, non spot elettorali, ma realizzare i programmi. E questo è un impegno reale, concreto, sul quale bisogna mostrare. E il commercio è una parte importante della realtà di Rende, va avviato, è chiaro, risente di quella che è tutta la problematica economica del Paese, ma questo non significa doverlo abbandonare, significa invece interloquire con tutte le forze che sono in condizione di farlo. Ecco, anche perché non voglio, c'è necessità. Non voglio polemizzare con Manna, però... Un attimo solo, parte prima il timer sul nostro teleschermo e poi possiamo partire. Il timer può partire. Grazie. Allora, l'area industriale. Io desidero sommessamente ricordare ai cittadini, perché di Manna non mi interessa assolutamente nulla, che Rende è l'unica grande realtà industriale con più di 350 aziende ancora attive nonostante la crisi tra Nola, tra Napoli e Catania. Uno dei cavalli di battaglia del mio programma elettorale, chi mi è venuto ad ascoltare lo sa bene, è stato proprio quello di rivolgermi all'area industriale, dove sono stato più volte tra l'altro, dove per la quale ci spendiamo e ci spenderemo moltissimo, nel senso che l'area industriale deve diventare uno dei quartieri assieme all'università di questa grande città. Innanzitutto l'area industriale e l'università, le due nostre, noi abbiamo tre grandi realtà: l'area industriale, l'università e un'architettura urbana che permette alla gente grande vivibilità. Io invito chiunque a trovare un'altra città del mezzogiorno delle nostre dimensioni che abbia queste stesse caratteristiche. Ebbene, queste due grandi realtà devono collaborare molto di più tra di loro. Il comune assicurerà servizi, assicurerà quello che è la gestione del verde pubblico, migliorerà le infrastrutture ed i collegamenti con un piano integrato dei servizi anche dal punto di vista degli autobus urbani, ma soprattutto la ricerca di alta qualità che si fa nella nostra università deve trovare applicazione nella nostra area industriale, che è capace di realizzare i progetti pensati all'università. E non solo, bisognerà che i fondi europei che vengono dati agli studenti per gli stage, che siano pre o post laurea, vadano dati agli studenti che dovranno andare nella nostra area industriale. Questa incomunicabilità non dovrà più esistere, perché il vero volano di tutto è proprio questo. Queste tre grandi realtà, l'area di Rende nuova con tutte le sue bellezze architettoniche, l'università e l'area industriale. Chiaramente viviamo un momento di crisi particolarmente difficile, complesso, durissimo. C'è qualcosa previsto nel vostro programma, per esempio, per favorire l'occupazione, per incentivare gli imprenditori a lavorare sul territorio di Rende, guardare ai giovani, alle intelligenze, alle capacità che hanno questi ragazzi, per evitare che vadano via, per evitare che abbandonino questa terra? C'è qualcosa? Avete previsto qualcosa? C'è molto, devo dire, c'è molto. Uno pensa alla casa comunale può fare poco sul mercato del lavoro, e devo dire invece che quel poco che può fare lo deve fare, si deve impegnare e lo deve fare. Per esempio c'è l'attuazione della legge 30 del 2003, che è la riforma del mercato del lavoro, l'opportunità di servizi innovativi e di intermediazione al lavoro rivolti ai giovani e alla cittadinanza. È una funzione delegata anche alla casa comunale, ai comuni. Ci sono 70 milioni di euro destinati per la Calabria per l'opportunità di lavoro. È uno sportello che va aperto immediatamente. La legge del 2003, siamo nel 2014, l'impegno è quello ovviamente di attuare anche questa legge, che ovviamente è stata, come al solito, come tutte le altre, ignorata. Ma non è solo questo. Io devo dire che si parla di incomunicabilità di università, area industriale e comune. Bene, io dico che è il caso di pensare che la casa comunale offra un luogo fisico, quindi, anche per ospitare l'università e l'area industriale. Si devono parlare, si devono mettere in contatto, si devono mettere in rete. Ci sono progetti importantissimi. Io sono stato, stamattina sto venendo dall'università e sono stato
a vedere questi progetti, queste cose che sono lì, sono ferme, perché dice ma il comune di Rende non ha mai risposto, questo è il dato, ti dicono non ha mai risposto. Perché non ha mai risposto? È evidente che questa potenzialità va avviata, perché si tratta di lavoro, si tratta dell'opportunità per i giovani, si tratta di creare posti di lavoro e di farli rimanere qui. L'area industriale deve ospitare queste realtà. Prego. Io mi chiedo se il competitor man conosce il senso delle politiche attive del lavoro, di cui ho tanto parlato e di cui ho anche tanto scritto. Me lo domando, chissà poi se avrò una risposta. Ma desidero sottolineare due cose. Uno, una destra becera e inconcludente non è stata capace di spendere i fondi europei che sono arrivati alla regione. Ed è notizia fresca di un finanziamento di 1,5 miliardi di 1,5 milioni di euro che era stato destinato per il completamento del viale Principe, che è stato purtroppo non realizzato per pastoie burocratiche. Io spero da sindaco, se i cittadini mi manderanno così, di recuperare e di avviare immediatamente i cantieri. Quello dello svincolo a nord è indispensabile, quello dello svincolo di settimo andato è una delle cose sulle quali io mi sono più battuto e per le quali più mi batterò, perché decongestionerà tutto il traffico universitario che adesso si riversa sul viale Marconi, permetterà quindi anche ai commercianti di viale Marconi di vivere con più serenità e ai cittadini di usufruire delle bellezze urbanistiche di quella zona. Il tutto va visto in un progetto globale. Certo, ecco, per quanto riguarda, sono tutti investimenti che l'Europa manda, che poi purtroppo la regione ha bloccato e non è riuscita a dare. E io mi meraviglio che ancora la regione di centrodestra si venga a chiedere il voto ai rendesi per il centrodestra. I rendesi sanno bene che con il comune affidato a un'amministrazione di centrosinistra, con la regione di centrosinistra, con lo Stato nazionale Correnzi e con l'Europa parte un grande treno, io ne ho parlato tante volte, che credo che tutti i cittadini l'abbiano capito, è un treno, cari cittadini di Rende, che voi non potete perdere, perché se vi imbarcate sul vagone di Manna, deragliate. Ancora sei secondi. Bene. Credo che non siano tali da permettere ulteriori nel parlare ancora. Allora, naturalmente possiamo andare ancora. Darò, però vabbè. Vai. Prego. Allora, una domanda. Io voglio fare adesso una domanda, un'altra domanda per andare ancora dentro la cosa. È chiaro che una città però deve avere una sua mission, no? Deve e ogni progetto ha una sua mission, che è quella poi che è visibile, che è immediatamente riconoscibile. Qual è la mission, per esempio, di Marcello Manna? Io rispondo immediatamente, però ovviamente dopo un piccolo inciso va fatto. Se consegnate destra o altro, si consegna al laboratorio civico che rappresenta tutte le forze politiche che sono presenti nell'arco costituzionale. Vi farebbe piacere dire che si tratta solo, vi farebbe piacere dire che è così, ma così non è, perché il laboratorio civico rappresenta tutte le forze, le componenti delle forze politiche che ci sono nell'arco parlamentare. Ma a proposito di Ingiugi, a proposito di Ingiugi e quant'altro, ma sbaglio o avete imbarcato vostri competitor fino all'altro ieri con un'operazione di trasformismo di non poco conto? Non ne vogliamo parlare o non ne vogliamo parlare? E ancora. E quest'opera di trasformismo si è rivelata così fallimentare, per cui non potrete andare a governare. De Bartolo, Italia dei Valori, ha scritto alla prima sottocommissione elettorale di Cosenza e lo ha scritto il 2 giugno del 2014, non lo ha scritto 10 anni fa, che di non avere rilasciato e non intende rilasciare alcuna dichiarazione convergente in favore della lista centrodemocratico e che detta circostanza avrebbe riflessi sulla efficacia della predetta dichiarazione di collegamento in virtù delle considerazioni che qui si sintetizzano. Cioè c'è una forza politica che vi dice, che avete imbarcato, che vi dice io
non ho intenzione di governare con quella forza politica. Noi facciamo in giucio? Noi? Siamo sicuri, dottor Verre, che noi facciamo in giucio? Noi siamo pronti a governare nella trasparenza e nella lealtà con i cittadini. Voi state facendo l'opera di giugio. Vabbè, allora a questo punto saltiamo al prossimo giro la domanda. Allora, per quanto io vorrei dire, prima di tutto, che vorrei ricordare a tutti noi che oggi è la giornata mondiale dell'ambiente. E vorrei ricordare a chi forse l'ha scordato che il rapporto cittadino verde nel comune di Rende è al top in Italia, non solo in Italia centro-meridionale. E credo che sia una notizia importante, essendo oggi la giornata mondiale dell'ambiente. Quindi quanto interesse abbiano avuto gli amministratori, tutti, di Rende, ecco, è dimostrato da questo dato che è inconfutabile. Amici cari, non è che non bisogna dare i numeri per capire queste cose, sono lampanti. Per quanto riguarda la situazione politica, io non posso usare termini perché non siamo in fascia protetta, per cui ecco, però ci sono dei vecchi detti rendesi che certamente Manna non conosce, che mi porterebbero a pensare, ma come mai uno che cerca di aggregare tutti per poi finire per non aggregare nessuno, si meraviglia che al ballottaggio un candidato sindaco, persona fra l'altro estremamente rispettata, Andrea Cuzzocrea, amico personale, con cui abbiamo collaborato in consiglio per quei 3 mesi che io ci sono potuto essere, con cui abbiamo avuto e abbiamo comunanza di idee e col quale abbiamo fatto un accordo programmatico politico sui punti che ci uniscono, si meraviglia che questo sia stato fatto. Mi pare che sia il nuovo naturale delle cose. Per quanto riguarda poi il problema dei Bartle TV, caro Marcello, tu non sei aggiornato. Mi dispiace per te e per tutti quelli che ti stanno dietro, perché questa cosa non solo è completamente rientrata, ma c'è un comunicato che a te sfugge, fatto dai cari amici di Rende, fatto dall'IDV, che non solo riprende tutta la strada, il cammino, ma ha accettato senza nessun mal di pancia l'apparentamento con Cuzzocrea e saranno al nostro fianco, e lo potrete vedere non solo da questo comunicato che fornirò a Manna appena possibile, ma soprattutto dalla loro presenza stasera nella mia segreteria e domani sera nel comizio di chiusura. Pubblicità, tra poco. Allora, torniamo in studio. Di che cosa ha bisogno, per esempio, Marcello Vanna in questo sprint finale per vincere? Ma non ho bisogno di qualcosa in particolare. Ho necessità di proseguire questo percorso che abbiamo avviato di informazione con i cittadini e di realizzare una cosa che secondo me è il dato che più può interessare alla città di Rende, che è la costituente per Rende, creare una grande, grande coalizione, una coalizione aperta a tutte le forze politiche, aperta a tutte significa a 360 gradi, io so ma già rappresentate all'interno del movimento civico o oltre? Anche oltre, no, anche oltre, è evidente, anche oltre, perché quando si tratta di riformare una città, ripartire dal centro storico, dalle problematiche del centro storico, ripartire da tutte quelle cose che abbiamo detto, l'area industriale, l'università e quant'altro, queste cose non si possono progettare da soli. A Rende fino ad oggi c'è uno che ha sempre deciso per tutti. Io penso che invece siano i cittadini che devono decidere e progettare il loro futuro. E in questo, devo dire, la idea di convogliare tutte le forze che ci sono in campo, anche perché i progetti, lo abbiamo appena sentito prima, l'ho detto io, non l'ho detto io, i progetti sono da realizzare, sono quelli. Il problema è che noi li dobbiamo realizzare, non dobbiamo tenere
e mantenere il potere. Non dobbiamo, non abbiamo questa esigenza, perché noi non abbiamo questo dato da cui partire. Noi abbiamo un dato importante, restituire alla città di Rende, ai cittadini di Rende, la dignità e la partecipazione, che sono mancati per tanti e tanti anni. Invece per Pasquale Verra che cosa manca per arrivare alla vittoria? Allora, io dico che io ho bisogno dell'appoggio dei rendesi. Se avrò l'appoggio dei rendesi sicuramente vinceremo. Ma voglio anche contestare qualche dato che è stato così riferito, dicendo che per la prima volta il centro-sinistra a Rende non si è presentato nella sua completezza. Perché se noi avessimo potuto sommare i voti delle 5 liste che all'epoca mi sostenevano, che adesso sono 6, a quelle degli altri amici del centro-sinistra, noi avremmo già vinto con più del 52-53%. Quindi il mio appello va a tutti i rendesi, in particolare ai rendesi del centro-sinistra e in particolare agli amici Talarico e De Rosa del centro-sinistra, che ritornano nella casa comune per ripigliare un percorso interrotto. Nel Partito Democratico di Rende c'è spazio per tutti e gli amici sono sempre i benvenuti. Voglio poi chiudere con la vicenda Principe. Io sono legato a Sandro Principe da affetto, da amicizia, gli sono stato vicino, anche se non mi piace parlare di cose professionali, nei momenti più difficili. Sandro Principe non è né dietro di me né avanti a me, Sandro Principe è a fianco a me e Sandro Principe ha tutto il diritto, dovere, per la sua storia politica, amministrativa ed umana, di fare e dire in politica quello che pensa e quello che vuole. Nessuno si può permettere di dirgli che è fuori posto. Sandro Principe sa stare al suo posto e ci sta con grande dignità. Per quanto riguarda il centro storico, e poi chiudo, questa è un'altra cosa che a me purtroppo mi fa agitare il sangue nelle vene, perché è un altro atteggiamento strumentale di questo centro di destra becero che non ha altri argomenti. Il centro storico sul piano strutturale non è cadente, non è quello di Cosenza, bisogna solo riportare un po' di attività, bisogna riportare gente nel centro storico, ma questo non afferisce semplicemente ad un problema di un'amministrazione, questo è un problema naturale che è stato nello svolgersi naturale delle cose e comunque riporteremo immediatamente la farmacia. Senta, vesta un attimo i panni del giornalista, faccio una domanda a Marcello Mazzi. Una domanda, non gliela vuole fare una domanda? Preferisco che la domanda la faccia lei, perché altrimenti dice che io sono cattivo, per cui voglio dire. Ma una gliela può fare, rapidissimo. Ecco, qual è la sua visione dell'Europa? L'Europa... Di politica europea. L'Europa per una città come Rende è una grandissima opportunità. Si tratta di pensare che attraverso i progetti che ci sono, i finanziamenti che l'Europa offre, si tratta di prendere questi progetti, prendere i progetti per l'associazionismo, per far sì che ci sia un collegamento fra le varie associazioni e queste ricevano i finanziamenti che sono previsti dall'Europa. Si deve pensare, per esempio, che attraverso i fondi europei c'è la possibilità di creare strutture per l'assistenza agli anziani, tua posizione politica sull'Europa, a quale Europa ti riferisci? Se posso rispondo per come dico io, sono a Rende e parlo ovviamente dei problemi di Rende in relazione all'Europa. Rende deve diventare una città europea, ma per diventare una città europea deve portare i cittadini a decidere da soli. Da lì si parte per andare all'Europa, non cosa pensi dell'Europa in generale. Il tema è che i cittadini rendesi devono diventare europei e diventare europei significa non solo attingere ai fondi, ma anche pensare che possono decidere insieme con il proprio sindaco e con tutti, partecipare, non delegare sempre a chi ha delegato. Mi dicevi, l'amministratore anche Principe può pensare di fare l'amministratore, comunque può parlare dell'amministrazione, certo. Sembra che non sia quello che ha realizzato il buco che è stato realizzato. Quell'amministratore deve stare fuori dal contesto e dalla cosa. Quell'amministratore non può dare nulla a Rende. Questo è il dato. La domanda, fa la domanda. No, però bisogna perché ci poi risponde, un poi po'. Risponde. È una domanda. L'ha fatta lei, l'ha fatta pure Manna. Fai una domanda
avverrà. Qual è la composizione della prossima giunta? Benissimo. Qual è? Perfetto. Allora, quali sono le forze e quali sono i personaggi che basta chiamerai? Così, basta così. Bene, allora, per quanto riguarda l'Europa, purtroppo, caro Marcello, non mi hai risposto, perché io mi riferivo all'Europa politica. Tu purtroppo non hai nemmeno una visione politica delle cose, proprio ti mancano i fondamenti. Avresti potuto parlare dell'operazione Mare Nostrum, dei problemi che ci sono, dell'entrata di nuovi partiti in Europa, dell'Europa che si deve rivolgere alle gente e non solo alla finanza. Insomma, comunque, evidentemente sono cose che non ti appartengono, per cui sarebbe inutile parlarne. Ecco, ed è la prima cosa che mi viene in mente di dirti, perché sulle politiche europee, purtroppo, vedi, se non si integra una visione politica con una visione amministrativa e quindi con un modo di vivere le cose e non ci si mette l'anima, bisogna fare delle scelte, la politica è anche fatta di scelte, perciò noi siamo il centro-sinistra e tu non sei nemmeno il centro-destra a questo punto, per cui sono problemi tuoi. Per quanto riguarda la composizione della Giunta, io credo di essere già stato chiaro in precedenza, la Giunta si deciderà alla fine delle elezioni consultando, perché io sarò il sindaco del dialogo, i primi miei interlocutori sono i miei consiglieri, sono i partiti che mi hanno appoggiato, le persone che mi hanno appoggiato, daremo grande spazio alle donne, grande spazio alle intelligenze e ove necessario integreremo, se ci dovesse essere necessità, con quelle che vengono chiamate, ma a me non mi appartiene, questo, gente di alto profilo, ecco, così nessuno si dispera e tutti battono le mani, questa è la verità. Perché noi abbiamo, amici cari di Rende, un grande progetto per Rende. Ed è questa la differenza soprattutto con Manna. Manna cinguetta, noi invece suoniamo delle melodie. Questa è la verità. Profumi e melodie. No, andiamo avanti perché ancora del tempo. E allora ne approfitto ancora di più per dire che ci sarà a luglio, forse Marcello non lo sa, il semestre italiano di presidenza dell'Unione Europea. Per cui questo è il quarto vagone di cui parlavamo prima. Allora, abbiamo chiuso questa parte qui della domanda che siete fatti a vicenda. Ecco, nei primi 100 giorni, che cosa farà? Sì, stavo pensando a melodie e profumi che girano in questa campagna elettorale. Nei primi 100 giorni c'è da immediatamente realizzare il comune online per le cose che ho detto, la partecipazione, mettere mano immediatamente al centro storico e soprattutto pensare alla zona franca da avviare. È uno dei dati importanti sui quali dare immediatamente un segnale che un po' si lega anche a quel discorso del commercio che va ripresentato. Ci sono aspetti assai importanti. Secondo me non si tratta di avviare una sola cosa, si tratta di avviare il progetto complessivamente, si tratta di aprire lo sportello per i giovani, lo sportello per l'Europa, si tratta di dare immediatamente risposte a questi temi e sono temi importanti. I servizi, lo stato dei servizi, e qui mi viene da dire, forse è il caso, momento di riqualificare e rinvigorire per esempio la società multiservizi, che deve essere ovviamente un ulteriore elemento di forte ripresa per dare alcuni servizi a cui è preposta, pensarne anche ad altri, pensare che so ai parchimetri e ad altre cose, tutelare questi lavoratori, dare loro altri campi, altre aspirazioni su cui poter muovere per far sì che si diano servizi ai cittadini. È la parola che sento in ogni periferia, in qualunque periferia vado, il pullman passa ogni 2 ore, il pullman non c'è, c'è la fogna rotta, non c'è, l'acqua viene a intermittenza, c'è il disagio complessivo delle famiglie. Ma vogliamo mettere mano a queste cose? Credo che di questo si tratti. 100 giorni. 100 giorni, con l'impegno che ci vedremo dopo i primi 100 giorni, perché mo sarebbe facile fare solo uno spot, c'è l'impegno alla verifica, caro Attilio. Allora, prima di tutto l'ho già detto, ma lo ripeto perché evidentemente qualcuno dei presenti non ha così capacità uditive molto spiccate, aprire il comune ai cittadini.
rende, c'è stata sempre una grande tradizione democratica, per cui io sarò il sindaco del dialogo, il sindaco del discorso, soprattutto un sindaco che vuole unire, svelenire questa città e soprattutto mi impegno con i cittadini di Rende a fare il sindaco a tempo pieno, perché anche questo è un altro dei problemi di Rende. Secondo punto, riportare i servizi alla qualità degli anni scorsi. La gente si trasferiva da Cosenza a Rende per la qualità dei servizi e così dovrà ritornare ad essere. Cureremo il verde pubblico, cureremo le strade, cureremo i servizi più in generale. Per quanto riguarda staccenno che è stato fatto alla multiservizi, proprio di sera ho avuto un incontro con quello della multiservizio, dovremo rimettere i parcometri perché anche con i parcometri si riesce a fare soldi e si riesce a far lavorare anche più persone. Una revisione immediata, critica dello stato delle finanze comunali, perché noi non è che ci mettiamo il prosciutto sugli occhi, politiche attive del lavoro per dare speranza ai giovani e alle donne. Progetti per l'Europa, ma non solo quelli, ce ne sono anche alcuni a livello comunale, revisione della situazione sanitaria, perché della sanità non ne abbiamo parlato, ma un altro dei grandi drammi è questo, il cittadino, faremo lo sportello unico dell'anziano, faremo tante altre belle cose, ma in campo sanitario ci sarà una grande accortezza, perché l'Annunziata che è stata massacrata dal centrodestra e dal dottor Cangemi, che ancora continua, nonostante tutti i suoi fallimenti, a fare il direttore generale e affollata, sovrappollata, bisogna aumentare i servizi periferici per decongestionare questo che è un grande ospedale. E come si fa? Ridisegnando i servizi e potenziando per esempio il polo ambulatorio di 4.000. Allora, devo aggiungere qualcosa? Posso andare avanti? Che spazio riservate alle consulenze esterne, per esempio? Perfetto. E lì, ecco, quello che immediatamente si deve fare. L'incarico a rotazione a tutti i professionisti, non più elenchi speciali, non più che elenchi, pochi nomi da richiamare. È un dato importante ed è un dato che attiene anche ai giovani professionisti. Avere il rispetto del denaro pubblico, del denaro dei cittadini. Io questo lo dico perché finora mi pare di capire che le grandi opere, le grandi cose che sono state realizzate, ma sono state realizzate non adesso, sono state realizzate negli anni passati, di quelle potremo parlare dopo, negli anni passati, devo dire, hanno significato un appesantimento enorme rispetto alla economia della città. Ma io devo dire che vanno ridisegnate un po' tutte le cose, perché quando si dice rispetto al denaro pubblico significa anche, per esempio, rivedere il contratto d'appalto che è stato fatto con una società di riscossione, Maggioli, dove è previsto niente di meno che un corrispettivo pari al 33,744 al massimo. Questo significa che un cittadino che paga 100 euro, 34 euro vanno a questa società solo per la riscossione. È al massimo della cosa, ma mi pare eccessivo, perché sono, e anche questo attiene al rispetto del cittadino. Mi pare che forse anche su questi temi del rapporto con gli enti va ridiscusso e rivisto in relazione a cosa? Conteniamole le spese, non possiamo largheggiare come è stato fatto negli altri anni. Va rivisto tutto nell'interesse della città, nell'interesse dei cittadini, nell'interesse della buona amministrazione. Si tratta di buona amministrazione. Allora, non potrei non dire che non faremo spending review per quanto ci sarà possibile. Sarebbe assurdo in tempi di magra non fare una spending review seria che senza penalizzare nessuno però porta a un miglioramento del costo spesa beneficio. Per quanto riguarda le consulenze esterne sarò lapidario. Io credo molto nelle professionalità interne al municipio ed è quelle che noi cercheremo di valorizzare perché sono praticamente a costo zero. Per cui in linea di massima noi cercheremo di fare a meno delle consulenze esterne. Per esempio bisognerà potenziare il servizio legale, bisognerà rivedere alcune cose, lo faremo con l'atteggiamento di chi vuole fare spending review, ma soldi spesi in modo autarchico con l'amministrazione verde non ce ne saranno. Tanto è vero, e ritorno alla multiservizi che è stata pure accennata, per esempio c'è
la gestione della luce elettrica cittadina dovrà essere riportata all'interno della rete servizi, non ad Enel Sole, perché non solo ci costa parecchio, ma ci dà un servizio non immediato. E allora noi dobbiamo potenziare quello che abbiamo. Quando questo lavoro lo si faceva all'interno della rete servizi, il cittadino era molto più soddisfatto. Quindi quando noi diciamo di ritornare ai servizi di un tempo, queste sono concretamente le cose che vogliamo fare e che applicheremo, utilizzando al meglio il personale. Io rifarò, se i cittadini di Rende mi voteranno, una revisione di tutte le piante organiche. Io devo sapere per ognuno dei dipendenti comunali che cosa fa, quando lo fa e come lo fa, perché questo è soprattutto un principio di moralità, a parte la finanza, gli interessi economici, eccetera, eccetera. Questo fa parte della mia struttura mentale, quella di conoscere bene le cose in cui vado a mettere le mani, le cose in cui faremo, tenendo conto che, ripeto, all'interno del comune ci sono delle grandi professionalità che spesso sono state un po' oscurate da qualche consulenza di troppo. Rapporto con la città capoluogo, con Cosenza. Il rapporto con la città capoluogo deve essere intenso, proficuo, deve riguardare immediatamente i trasporti, è una delle cose, uno dei grandi limiti delle vecchie amministrazioni, va immediatamente ripreso, va assicurato il trasporto tra l'università e Cosenza, oltre che gli altri centri. Questo mi pare proprio l'ABC di ogni buon amministratore. Non è stato fatto, ma purtroppo non so. Per colpa di degli amministratori che ci sono stati a Rende, che non sono stati buoni amministratori. Per colpa di chi parla dell'area urbana e poi non fa nulla per realizzarla. Di questo si tratta, caro Verre, di questo si tratta. Quando si parla di moralità e si parla di buon amministratore, ma fino a ieri, ma chi c'è stato al comune di Rende? Ma chi c'è stato? No, è comodo. Il commissario, quindi la colpa di tutto è il commissario Prefettizio. Sto scherzando, Marcello. Votatelo, perché veramente abbiamo capito tutto adesso. La colpa di tutto è il commissario Prefettizio, non il fatto che qualcuno ha lasciato quasi 50 milioni di euro di debiti. Ma diventeranno tanti, perché il problema vostro è che non riuscite a dire perché ci sono i debiti. Due, perché un sindaco si è dimesso? Perché non avete fatto le primarie? Il problema, il mio appello è al PD anche, deve venire per questo progetto, perché è un progetto di civiltà e di democrazia, questo è il dato. Dovete partecipare a questa cosa, altrimenti rimane in piedi quello che è il comitato d'affari, rimane solo e soltanto quello, perché quando si dice, Farò, ma chi c'è stato fino a ieri? E perché non dare la risposta su che cosa è stato fatto fino a ieri? Non l'avete data, assumetevi la responsabilità, allora, per essere credibili. Fino a ieri, posso? Sì, fino a ieri praticamente Pasquale Verri non c'è stato, praticamente entra in campo adesso. Ora presenti una forza allora, politica, non la presenti. Certo, scusa, ma non è l'amministrazione, teniamo distinti due piani, quello di un partito e quello di un'amministrazione. Probabilmente a queste cose sfuggono, non ci posso fare niente. Io in una delle poche interviste che ho rilasciato quale assessore avevo detto che la prossima volta che si votava per Rende speravo di votare per il grande comune, per il comune unico, per cui il mio atteggiamento mentale è di assoluta apertura. Per quanto riguarda le primarie, ancora si insiste su questa cosa. Pasquale Verri, quando si dovevano o si potevano fare le primarie, Pasquale Verri era completamente fuori dai giochi perché non aveva nessuna voglia. Pasquale Verri è stato interpellato quando questo problema era già avviato a soluzione. E soprattutto comunque ti posso dire, caro Marcello, che se anche avessimo fatto le primarie nel centro-sinistra e io mi fossi candidato, ti assicuro che io le avrei vinte. Su questo non ho dubbi. Per cui è inutile che parliamo di questo. Per quanto riguarda i trasporti, amici cari, noi stiamo rischiando di perdere 160 milioni di euro. Amici rendesi, riflettete. Perché su questo benedetto progetto della metropolitana leggera Cosenza si è sempre negata. Io un giorno ho accompagnato l'ex sindaco di Rende Cavalcanti ad una riunione, non c'è stato verso di colloquiare con l'attuale sindaco di Cosenza. Non siamo i cittadini rendesi a negarci, è l'altra parte del campagnano che vive di invidie e di beghe nei riguardi di Rende.
rende una realtà talmente bella, talmente grande, talmente complessa, che hanno paura di un confronto sereno. E allora, prima di perdere questi soldi, pensiamoci bene, facciamo tutto quello che bisogna fare, interpelliamo i cittadini, ma attenzione, perché senza un piano di trasporti di caratura europea, questa grande area di bacino non decollerà e noi rischiamo di rimanere attaccati al tram. In chiusura, 10 secondi, appello. L'appello a tutti i cittadini di Rende a andare a votare innanzitutto l'8 giugno. Dopodiché è chiaro che la scelta è fra partecipazione, democrazia e libertà o il ritorno al passato. Non è possibile, è un appuntamento con la storia che non può essere mancato. L'8 giugno si vota Manna. Amici di Rende, l'8 giugno voterete verde, io ne sono convinto, perché c'è un treno, il treno dei quattro vagoni, Rende, la regione, l'Italia e l'Europa, che noi non possiamo perdere. E chiudo con una considerazione. La destra, amici di Rende, vi ha rubato tutto. Berlusconi nel 2008 negava la crisi, diceva che i ristoranti erano pieni. La regione ha fatto quello che ha fatto, il comune di Cosenza continua a fare quello che fa. L'appello. Non fatevi, cittadini di Rende, rubare anche il voto. Questo non lo dovete permettere. Benissimo. Abbiamo chiuso questa campagna elettorale. Adesso saranno i cittadini a decidere. Abbiamo inserito altre tessere in questo mosaico. Adesso spetta a voi che avete seguito trarre le conclusioni e decidere per chi votare e dare fiducia in questi prossimi mesi di vita politico-amministrativa che riguarderanno la città di Rende. Grazie a Marcello Manna, grazie a Pasquale Buonasera, grazie al nostro ospite. Non vi stringete la mano, sì. Ormai non vi la stringete la mano adesso. Dai baci alla mano. No, siamo, adesso la tensione è diversa. Arrivederci.